chiudetevi, rinserratevi con qualche amico nella stanza più grande che si trovi sotto coperta all'interno di una grande nave. E qui fate in modo di avere mosche, farfalle e animali del genere che volano. Ci sia anche un gran recipiente pieno d'acqua e dentro dei pesci piccoli. In alto venga sospeso un secchiello che pian piano, goccia a goccia, versi dell'acqua in un altro recipiente con apertura più stretta, collocato in basso. Quando la nave sta ferma, osservate attentamente come tutti gli animaletti che volano si muovono con velocità uguale in tutte le direzioni all'interno della stanza. Si vedrà che i pesci nuoteranno indifferentemente in tutte le direzioni. Le gocce che cadono cadranno tutte all'interno del vaso collocato in basso. E voi, se lanciate all'amico qualcosa, non la dovrete lanciare con maggiore energia verso quella parte piuttosto che verso quest'altra, a parità di distanza, quando le lontananze siano uguali. E se vi mettete a saltare a piedi uniti, percorrerete uno spazio uguale, a prescindere dalla direzione del salto.